Ciao a tutti ragazzi, Oda, Beggi e bentornati su We've Seen. In questo video parleremo finalmente del primo episodio della terza stagione di Attacco dei Giganti. Prima però vi ricordo che per aiutarci a coinvolgere più persone possibili potete condividere il video e iscrivervi al canale anche tramite il box che trovate qua sotto. E ora non vi resta che mettervi comodi con la birra alla mano e sigla! Abbiamo visto Segnali di fumo, il primo episodio della terza stagione attesissima, aggiungerei, di Attacco dei Giganti. Finalmente rientriamo nel mondo di Attacco dei Giganti, ci eravamo lasciati... Li ucciderò tutti! No, scusa, ero in modalità di re, scusa. Una roba del genere. Da questo siamo passati a un Eren completamente diverso e rintanato. In forma di governante. Governante, preoccupata, direi anche, di una casa che è quella di... Allora, siamo in un mondo in cui i giganti ci ammazzano al primo sguardo. Abbiamo dei cospiratori all'esterno delle mura, dei cospiratori all'interno delle mura. Pericolini, dove la nostra massima preoccupazione è Capitan Levi che ci fa il culo se non abbiamo pulito bene casa. Quindi fango e terra in casa non sono ammessi in questa terza stagione di Attacco dei Giganti. Re, diventa utile per favore. Siamo alla terza stagione, non si è servito ancora un cazzo. Dai, forza, datti nardi, dai. Allora, hai fatto grandi cose nell'ultimo episodio della seconda stagione. E rientrare con te che fai le pulizie e tagli le patate, sinceramente non me lo aspettavo. E col terrore negli occhi per... Tra l'altro, scena simile. Simpatica, va bene, per dimostrare le vai che ci sta, però va tutto bene. Torniamo subito con la paura, perché già subito Mikasa è preoccupata, Levi è preoccupata, sono tutti tesi. Sono tutti allarmati e stiamo cercando di attivare la modalità indurimento sul gigante di Eren. Come Armin diceva, poteva essere un'ottima soluzione quella di usare l'indurimento appunto dei giganti per bloccare il buco. Buon Maria. Finalmente poi andare in sta cazzo benedetta di cantina di Eren, che probabilmente se la vedremo alla decima stagione, secondo me è tanto, e io... Secondo me, in quel caso andrò negli studi, prenderò tutti ammazzati, dico, porca miseria. Secondo me lo scrittore si è dimenticato della cantina. Non sa più che c'era la chiave del padre, cantina, cose importanti, la so niente, non abbiamo mai più parlato di questa cosa. Eren ormai pensa alle patate, comunque. Tutti preoccupati, oltretutto riusciamo anche a contattare il capitano Erwin del fallimento, perché come dicevamo stavamo provando a attivare la questa modalità di movimento, ma... Eren, come al solito, Pippa rimane, non ce la fa. Sta facendo un parecchio fatica, effettivamente. Probabilmente lo stanno mettendo troppo sotto sforzo rispetto a quello che lui può dare. Sì, per ora ha bisogno di training e allenamento. Vero è che il tempo stringe. Il tempo stringe e parecchio. È stata bellissima questa puntata. Uno, per appunto il ritorno di questa stagione che aspettavamo. E due, perché sembra che stiamo cambiando un pochettino le modalità. Le modalità, perché vediamo che i problemi, almeno da questo primo episodio, non sono venuti dall'esterno, ma soprattutto dall'interno delle mura, e quindi stiamo vedendo l'essere umano che esce. La retroscena dei complotti e del appunto che questo fatto di queste mura, c'era già qualcosa sotto che puzzava. Si metti millenari. E adesso viene ancora di più a galla il fatto che qualcuno sta cercando di nascondere insabbiare qualcosa. Sì. Dal super alto, perché si parla del re che inizia a dare ordini un po' strani, che non avevamo ancora visto finora. Tra l'altro, e purtroppo, ahimè, abbiamo delle perdite in questo episodio che... Sì, partiamo subito a ammazzare. Il nostro reverendo Nick, che era nostro unico alleato, tra l'altro, nelle alte cariche, se vogliamo. Che e sapeva il segreto, tra l'altro. Sapeva. Non voleva ancora dirci, però. Purtroppo non siamo ancora venuti a conoscenza di questa cosa, però sicuramente non la verremo a sapere da lui, visto che ci ha lasciato. È stato torturato, tra l'altro, dai gendarmi, perché erano in cerca di informazioni sul nostro gruppo di rifugiati, se vogliamo. A quanto pare però Nick è stato bravo, non ha rivelato niente, perché è arrivato, come dice il nostro capitano Levi, alla decima unghia, e quindi non ha parlato, perché sennò avrebbe parlato. Grazie al cielo. Ma questo non ci salva. Non ci salva, perché comunque Erwin riesce a scoprire per il rotto della cuffia che stanno venendo a prenderci. Riusciamo ad avvisare Levi, non scappiamo in tempo e ce ne andiamo, però dobbiamo andare a Trost, quindi comunque andiamo sempre nel pericolo. Levi, che non è un coglione, anzi, forse è uno dei pochi che si salva lì dentro, escogita una specie di trappola, una specie di imboscata, sostituendo Eren e Historia con due finti
personaggi. Uno di questi è Armin che fa la parte della donna e come sempre si veramente imbarazzante. È imbarazzante quel ragazzo. Io spero che gli dia un po' di spessore. Oltre è molto intelligente. Sta per farsi violentare dal che schifo. Poverino. Che schifo. Ma sembra proprio che il fatto ce l'abbia, cioè col destino ce l'abbia con questo personaggio. È bravissimo, è molto intelligente, ha delle qualità. Però è sempre sfigato. Però è al massimo. È proprio tipo me lui, ma è una gioia, no? E continua su questa strada, una roba del genere. C'è un problema. Un grosso problema, perché in realtà pensavamo di essere noi figli della situazione. Invece, sul finale dell'episodio succede una specie di triplo gioco, se vogliamo, e c'è la controimboscata. Se ci fosse il nostro ammiraglio Akbar, direbbe it's a trap. Molto una trap, perché Levi si trova alle spalle questo suo accerchiato, tra l'altro. Accerchiato da Kenny lo squartatore, questo nuovo personaggio. Sì. Che entra in scena di prepotenza, tra l'altro. In molta prepotenza, con le pistole. Sicario del re, ecco, ma cioè, direttamente quello che fa il lavoro sporco. Addirittura lui dice: è entrato in scena lui. Cioè, lo dicono lui, non riescono manco a dire il suo nome perché sanno che è temibile. Un criminale di prima categoria che conosce molto bene il nostro Levi, avendoci passato il tempo dell'infanzia insieme, quindi è riuscito a coglierlo di sorpresa. Ed entrano in scena queste nuove armi, che anche lì questa cosa, permettetemi, ma rimane un po' poco credibile, che per due stagioni non abbiamo mai visto nessuno che aveva queste armi, loro arrivano, hanno armi nuove, no, combinazione, più andiamo avanti, vabbè. C'è stata un'evoluzione, soprattutto se pensiamo a questa nuova cerchia di personaggi, con appunto queste pistole che fanno saltare la testa letteralmente. Infatti subito la compagna di Levi viene persa, cioè, quindi anche scene molto crude in questo primo episodio. Siamo molto ben subito, fatte subito, tra l'altro sì. Levi riesce a salvarsi per il rotto della cuffia e ahimè però si trova solo e accerchiato da... Si trova nella merda. Sì, molto nella merda. Quindi è stata una partenza a razzo. Proprio in salita anche per i nostri personaggi. Non so come Levi si salverà, perché anche perché si ritrova in quella situazione lì. È proprio difficile riuscire a uscirne indenni. Ormai... Poi al centro dell'imboscata da solo, tra l'altro, quindi è veramente grigia la situazione. Ma è un personaggio che ci ha dato sempre grosse soddisfazioni. Potrebbe cavarselo, oppure potrebbe diventare ostaggio, e da lì poi vedremo Eren che farà di tutto. Speriamo per di vedere Eren che si dia una che faccia fede, qualcosa. Ecco, mettiamola sì. Così. Tra l'altro, parlando di Eren, ci volevo anche citare la scena iniziale in cui lo vediamo parlare di quello che parlavano lui e Armin. Quando sognavano di andare all'esterno, si cita l'oceano, cosa ci sarà oltre l'oceano. E vediamo questa scena di lui con i capelli lunghi, quindi volevo capire se è un'anticipazione di un Eren nel futuro oppure magari se è solo una cosa messa lì nell'intermezzo tra la seconda e la terza. Lo scopriremo questa cosa sicuramente. Abbiamo il nostro personaggio che comunque è in difficoltà, è molto triste del fatto che non riesce a darsi questo giro e dare una mano finalmente nella direzione in cui vorrebbe, perché vuole riuscire a tappare i buchi nel Wall Maria e assolutamente riuscire a uscire dalle mura e cercare di capire che cosa sta succedendo. A proposito di uscire dalle mura, in questo primo episodio non abbiamo avuto nessuna notizia di Bertolt, Reiner e Ymir, che appunto erano dall'altra parte, quindi per ora siamo rimasti concentrati all'interno. Sì, infatti è per questo che ci troviamo in una situazione strana, perché solitamente ne avremmo parlato almeno o avremmo avuto qualche notizia dall'esterno o dai giganti, perlomeno non li abbiamo nemmeno visti in questo episodio, tranne Eren che si è provato a trasformarsi, sì, ecco. E quindi c'è un po' un cambio di direzione in questa terza stagione, o perlomeno così all'inizio, pare. Sì, così sicuramente pare. Torneremo all'esterno e torneremo a che fare con i giganti. Poi il corpo di ricognizione, che è sempre più ai margini dello schieramento umano, perché viene bistrattato da tutti, ormai poi la gendarmeria sta mettendo zizzania tra tutti, e poi tutto spala merda a non finire su sul corpo di ricognizione, quindi siamo veramente tanto in difficoltà e siamo altrettanto curiosi di sapere cosa ne pensate voi di questo episodio e di tutto quello che potrà accadere, soprattutto se Levi verrà catturato, se riuscirà a fuggire. Come sempre lo possono fare con un commento qui sotto. Potete anche, se non avete ancora fatto, iscrivervi al canale in modo tale da rimanere collegati, perché faremo episodio per episodio, certo, quindi se non volete perdervi nessun episodio, appunto, l'iscrizione è fondamentale. Come sempre in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social. A me non resta che darvi appuntamento al secondo episodio e al prossimo video. Un saluto da Oda. Un saluto da Beggy.
kidding?